Crema crocevia di scambi culturali, commerciali e turistici di livello internazionale grazie alla presenza del Corpo Consolare di Milano con diplomatici provenienti da tutto il mondo. È una delle iniziative in chiave Expo dell'amministrazione comunale che ha invitato i diplomatici del Corpo Consolare di Milano, che dopo quello di New York vanta il più alto numero di rappresentanti di paesi in tutto il mondo, a trascorrere una giornata nella città di Crema. L'evento esclusivo è stato organizzato insieme al Comune di Crema da Golf People Club Magazine, Università degli Studi di Milano, sede di Crema, e da Golf Crema Resort, che ha messo a disposizione la splendida struttura e ha offerto l'aperitivo e il pranzo tutto a base di prodotti d'eccellenza italiane. Dopo il pranzo i consoli sono stati invitati ad una visita guidata in forma privata alla Basilica di Santa Maria della Croce. La giornata aveva una duplice finalità, quella di preannunciare la futura gara di golf che si terrà al Golf Club di Ombrianello il prossimo 18 giugno, ma soprattutto quella di promuovere, grazie all'Expo e alla vicinanza con Milano, la città di Crema a livello turistico ed economico. È la prima volta, e quando ho ricevuto l'invitazione da venire ho naturalmente accettato con molto piacere, perché per me è l'occasione di creare legami che non ho ancora, perché sono arrivato in settembre. È l'inizio di tante altre cose che nel futuro tutti i paesi potremo fare con Crema e con Italia. È un'ottima occasione per conoscere delle cose belle intorno a Milano. Ecco, anche lei gioca a golf? Io gioco a golf e ho fatto anche un campo da golf in Emilia-Romagna, sotto San Marino. Sì, nella zona magari no, sono stata qua, però parlo di molti anni fa, colgo volentieri l'occasione di oggi che hanno detto che ci fanno vedere un po' la città. Abbiamo avuto sempre rapporti con le varie amministrazioni di Crema, di Cremona, tutte le varie città lombarde, ma tutto il nord Italia più o meno. E abbiamo sempre raccolto molta simpatia e solidarietà nei confronti della causa palestinese, che è la causa della pace, della libertà, dell'amicizia, della fratellanza tra i popoli. Sono stata già in altre occasioni e veramente avete una città bellissima, accogliente, molto ricca di cultura, tradizioni e calore della sua gente.